Non tante persone, tutti distanziati con mascherina, accompagnati però da una grande fede e devozione per il santo patrono della città di Salerno. Nell'atrio del Duomo di Salerno si è celebrato ieri sera il tradizionale appuntamento religioso dell'alzata del panno di San Matteo. Ad un mese dalla festa patronale del 21 settembre, nell'atrio della cattedrale, l'arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi, il parroco del Duomo, Don Michele Pecoraro, i fedeli, i portatori, la banda musicale, hanno partecipato all'appuntamento che scopre il quadro che raffigura il santo patrono. Un'alzata del panno diversa dagli altri anni. Se da un lato il Covid ha modificato questo tradizionale momento, dall'altro quest'anno i fedeli presenti hanno avuto modo di apprezzare un nuovo quadro. Il panno è stato interessato infatti da un intervento di restauro grazie all'intervento dell'Inner Wheel presieduto da Milli Marino e dalla Fondazione Comunità Salernitana. Il panno si trovava alla Certosa di Padula da 30 anni e solo grazie alla tenacia della soprintendenza, delle associazioni che hanno aiutato Don Michele, che ha accolto con passione il desiderio di riportare il dipinto in cattedrale, oggi la città ammira una nuova immagine del suo santo. Sarà un San Matteo meno festoso, quello di quest'anno ai tempi del Covid, ha rimarcato più volte il parroco Don Michele Pecoraro, che ha aggiunto: per fare la processione ci vuole la fede, ma la fede non ha bisogno della processione. Ci costringe e invita a recuperare ancora di più le motivazioni più profonde, più spirituali di questa festa, che possiamo viverla anche in questo tempo di pandemia in forma diversa, ma non meno, direi, feconda. A me aiuta, quindi invito tutti a vedere come la fede aiuta a vivere, direi, con speranza e anche con certezza che non siamo soli questo periodo, che comunque ci auguriamo che possa terminare.